Allora, il fenomeno Clio Make Up, insomma, Clio Make Up penso sia una delle più famose su YouTube in tutti i sensi. Ed è l'unica, insomma, una delle tante, dei tanti che è riuscita comunque ad accaparrarsi delle fasce di età, ha creato un interesse su tre fasce di età. Poi vedremo, insomma. Comunque, Clio Make Up ha all'attivo 418 video al momento, con 12.000, 12.000, con 122.000 200 iscritti al canale, sempre al momento. Ha una media giornaliera di 190 nuovi iscritti, quindi ogni giorno 190 persone si iscrivono al suo canale, di media mensile, e con delle punte anche di 736 persone che si sono iscritte in un solo giorno. Cioè, in un solo giorno è riuscito a ottenere 736 iscritti. I suoi video hanno una media giornaliera di 75.000 visualizzazioni. Significa che ogni giorno i suoi video vengono visti da 75.000 persone, cioè vengono visti 75.000 volte. Chi guarda i video di Clio Make Up? A chi si rivolge Clio Make Up? Dalle statistiche risulta che i suoi video sono apprezzati solo da un pubblico femminile, e fin qui sembra anche ovvio, visto che si rivolge, visto che crea dei tutorial di trucco, sembra ovvio. Le fasce di età maggiormente interessate sono le donne, ovviamente, tra i 13 e i 17 anni, tra i 18 e i 24 e tra i 25 e i 34, di più tra i 13 e i 17 e i 18 e i 24. Quindi lei è riuscita appunto ad accaparrarsi queste tre fasce di età. Vedremo che poi non tutti sono riusciti ad accaparrarsi tre fasce di età o addirittura quattro fasce di età, ma solo due. Quindi dipende appunto dal prodotto che crei, si riesce ad ottenere maggiore visibilità, a colpire maggiori strati sociali anche della società. Non ci sono visualizzazioni degne di nota di fasce di età superiore ai 34 anni, quindi si ferma a 34. Infatti le statistiche non le riportano quando sono molto esigue, quando sono poche non le segna, quindi non sono degne di nota. E questo significa quindi ottimi guadagni con le pubblicità, grande visibilità e numerose proposte mediatiche a suo favore. Infatti il Canale 5 ha fatto tantissime cose, dei libri, insomma, è una persona molto, che ha avuto e che sta avendo molto successo. Anche dal punto di vista dei guadagni, perché oltre alle pubblicità che indirettamente gli fanno fare un giro, insomma, per l'Italia e non solo, lei guadagna molto anche con AdSense, proprio con il programma di YouTube. Ci sono dei guadagni che arrivano anche proprio quasi, insomma, anche ad un mensile, uno stipendio mensile. Quindi non è una cosa da prendere sotto gamba. Se, chi è veramente noto può prenderlo proprio come un lavoro, diciamo. Senza parlare poi di quelli che poi andremo a vedere, analizzeremo anche le statistiche degli YouTubers stranieri. Lì, insomma, sono molto più che stipendi, si parla veramente di incassi notevoli. Molto notevoli, veramente notevoli. Veramente da, insomma, cosa fa il dottore? No, faccio lo youtuber. È la stessa cosa, ci siamo capiti, ma molto di più, molto. Quindi vedremo nelle prossime volte, insomma, che facciamo questi video qui, di questo tipo di video, capiremo gli altri youtubers a che fascia di pubblico si indirizzano, perché ripeto, comunque tra i 13 anni e i 17 anni, 18 e 24 sono quelli più numerosi su YouTube. Quindi creare dei prodotti solo per 25-34 oppure maggiori non si avrà poi quella popolarità che magari uno sta puntando o meno, insomma, questo poi non, ognuno fa come gli pare, insomma. È bravo a Clio Make Up, bene. Un po' di trucco qua, un po' di trucco là, comunque è brava, insomma. Nel suo campo è brava, penso, non lo so, io non me ne intendo di trucco, però mi sembra una persona molto anche simpatica. Alla prossima, così possiamo, ripeto, vedere cosa fanno anche gli altri youtuber nostrani, ma soprattutto anche esteri. Alla prossima.